Allora, ti abbiamo fatto una domanda un po' complessa per iniziare a parlare. Ti abbiamo chiesto di aiutarci a capire in che modo in un'azienda, e qua abbiamo una platea di aziende, così come in una squadra, che è invece la tua esperienza, il benessere, lo stare bene individuale possa fare la differenza nei risultati di tutto il gruppo. E soprattutto quale debba essere il ruolo di un buon capitano, come sei stata tu, nel favorire il benessere, lo stare bene in tutte le sue accezioni delle persone. Infatti, come Maurizia, anche voi che avete questo ruolo importantissimo in azienda, è un ruolo da capitano all'interno della vostra organizzazione. E per questo imparare a prendersi cura della salute, dello stare bene delle vostre persone, è sicuramente un compito da allenare. Maurizia, lascio a te la parola. Buon pomeriggio, è un'enorme emozione. Voi direte, ma come? Eppure ha giocato Olimpiade, ha giocato Champions League. Ecco, io sono sempre stata, fin da ragazzina, una persona che ha dato molto valore alle emozioni. E quando non mi emoziono, significa che c'è qualcosa che non va. Ora, io mi emoziono a vedere questo video che avete visto, ma vi assicuro che quello che avete percepito voi non è stato assolutamente quello che ho vissuto io, perché è vero che nel mio curriculum vitae ci sono tantissime coppe, tantissime medaglie, titoli, sono una tra le giocatrici forse più diciamo vincenti nella storia della pallavolo italiana, sono stata anche la capitana della nazionale italiana, però a volte quando mi dicono quanto hai vinto, io dico, ma non me lo ricordo. Sono oggi madre di due bambini, un'altra Champions League, perché ci corrono 12 mesi dall'uno all'altro, quindi insomma sono stata molto, molto brava, ecco. Sono due bambini di 10 e 9 anni che hanno dei forti dubbi che io abbia giocato a pallavolo, perché mi dicono, mamma, ma sei convinta di aver giocato a pallavolo? Perché non vediamo nessuna medaglia d'oro. Loro abbinano il campione alla medaglia proprio d'oro massiccio, no? Che uno dice, ce l'ho e me la nascondo bene. Ecco, io non ho nulla di tutto questo, nulla esposto, o meglio, ho tutto questo, però nascosto in un garage segretamente proprio nascosto da tutti loro, perché oggi io sono madre e sono madre di due bambini, è una responsabilità che in questo momento il vero grande percorso sia quello che dovranno fare loro. E quindi sottolineo sempre loro il fatto che non è stato tanto quante vittorie, quante coppe io ho alzato, ne ho alzate veramente tante. Sono stata capitana per ben 228 volte, insomma non è un dettaglio da poco, ma non è stato quello, è stato proprio il percorso che io ho fatto per arrivare a raggiungere quel traguardo, un percorso fatto di sacrifici, un percorso fatto di rinunce, di coraggio, di prese di posizione, di protezione nei confronti del mio team. Ecco, questa è la parola chiave. Ho sempre capito, fin da ragazzina, io sono uscita di casa molto presto, tra l'altro contro il disappunto della mia famiglia, perché quando dissi loro, guarda mamma, guarda babbo, io sono toscana, vorrei diventare una pallavolista, mi hanno guardato con degli occhi di profonda sconfitta, ecco, perché pensavano che lo sport sarebbe stato soltanto una parte della mia vita, ma non la parte più importante, mentre per me lo stare bene era far parte di un team, di una squadra, ed è stata una delle caratteristiche fondamentali del mio percorso, perché oltre a essere stata una capitana, io ero una capitana vulnerabile. Si parla in questo momento di leadership. Spesso e volentieri mi viene chiesto chi è il vero leader, e io rispondo semplicemente, il vero leader è una persona che ha la voglia di mettersi in gioco, ha la voglia di saper ascoltare e non sentire, e ha la voglia di coinvolgere tutto il proprio team, perché il benessere del team nasce proprio dalla voglia di far protagonisti ognuno di loro, dal grande capitano che alza la coppa all'ultimo arrivato che magari in panchina non ha mai detto una parola, però lui conta tanto quanto il primo. Sembra un paradosso, ma deve essere così. La pandemia ha portato tanto, ci ha tolto tanto, ma io dico sempre che soprattutto nei momenti di grandi difficoltà il distanziamento sociale non implica il prendere le distanze dalle persone, e quindi quello che ho fatto nel momento di grandi difficoltà è aggrapparmi ai miei valori, al valore dello sport,
che mi hanno sempre insegnato che i veri vincenti non vincono tutti i giorni. I veri vincenti sono quelli che trovano un giusto equilibrio tra esaltanti vittorie e cocenti sconfitte. Mi piace molto questa frase. Siamo semplicemente le decisioni che prendiamo. E un'azienda sana è come una squadra. E per essere forte tutti devono stare bene. Perché vi dico questo? Perché io sono diventata capitana che ero molto giovane, non avevo nessuno strumento, ma avevo una caratteristica particolare, la voglia di dare ascolto a tutto il mio team. E quindi questo è stato un passaggio in più per diventare un'azienda. Io dico sempre che un team di volley, un team di basket, un team di calcio è fatto dal DNA di ogni singolo atleta, così come un'azienda. E allora qual è la differenza tra essere un gruppo e un team? Un gruppo è un insieme di persone che fa un percorso, un team è un insieme di persone che all'interno di quell'azienda onora la propria maglia. E io per anni ho onorato la maglia della nazionale, che è una maglia che mi dà ancora oggi molta emozione, no? Perché quando la indossi non esiste più il tuo nome, non esiste più il nome delle tue colleghe, esiste il nome Italia, che è il paese che ha scelto te. E non ti ha scelto per un sorteggio, ti ha scelto per le tue qualità, per le tue doti, per le tue capacità di metterti in gioco. E quello che io ho sempre cercato di fare come capitana, mettermi a servizio delle persone che avevo a fianco. Tra il Be Green, il Be Healthy e il Be Far, io sposo l'ultimo, Be Far, perché quando sei un Be Far, tu raccogli tutto. E quindi l'inclusione, il togliere tutti i punti interrogativi delle persone che hanno fatto parte del nostro team. Noi non avevamo discriminazioni, non interessava nulla da dove le nostre compagne arrivassero. Quello che ci interessava era l'obiettivo comune, che poteva essere a breve termine, a lungo termine. Ma le coppe si vincono da lunedì mattina e si conquistano semeritatamente la domenica. E questa la dice lunga, ma non solo dal punto di vista sportivo di un team che gioca a pallavolo, ma soprattutto dal punto di vista umano, personale e anche aziendale. Le aziende non devono essere necessariamente delle grandi famiglie dove tutti dobbiamo volerci bene. Le aziende hanno la priorità di avere chiaro l'obiettivo e quell'obiettivo deve essere condiviso da tutti, dall'ultimo arrivato, al quale deve essere necessariamente dato voce e deve essere ascoltato, perché i team vincenti non nascono mai per caso. I team vincenti nascono quando si ha la voglia di fare entrare le persone, di saperle ascoltare, di dargli valore, di contaminare la mentalità, la cultura della propria azienda. E allora io dico che la vita è fatta di tante opportunità. Giochiamocele tutte, cerchiamo di essere persone vincenti, che non significa vincere ogni giorno, ma significa avere quella mentalità del lunedì mattina quando entro in ufficio e so che il mio obiettivo può essere ad un anno, a lungo termine, a lunghissimo termine. Noi avevamo obiettivi di 4 anni, le Olimpiadi. E quella data delle Olimpiadi è una data che ogni giorno era presente nei nostri allenamenti e ogni palla buttata via, io ero la palleggiatrice, quindi era quella che doveva gestire, no, il team, a volte mi veniva bene, a volte un po' meno, ecco, io non sono e non penso minimamente di essere stata un'atleta vincente, anzi io ero una leader molto vulnerabile. E perché? Perché avevo il bisogno delle mie compagne. Tra l'altro io sono nata in un team prettamente femminile, spesso volentieri mi hanno detto le donne non sanno fare squadra, può essere, ma quando decidono di fare squadra non entrano spillo. Quindi a mio avviso il fatto di essere un buon esempio, di sapere includere, di non discriminare nessuno è una delle caratteristiche secondo me più vincenti delle aziende di oggi.
Mi hanno anche detto, sai, lavorando con tante aziende anche fuori dall'Italia, sai, è facile per te spiegare e dare tutti questi feedback, ma le aziende italiane sono ancora troppo indietro. E allora lì viene fuori il mio spirito italiano. Il mio spirito italiano che dice, noi italiani abbiamo una grandissima capacità, quella di metterci in gioco, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, e l'abbiamo dimostrato con questa pandemia, quando all'inizio tutti additavano il nostro paese, no? Un paese che aveva gestito male, un paese dove era ritornato il Covid, no? E quindi avevamo sbagliato. Io invece ho sempre visto questa situazione come un paese che invece ha saputo mettersi in campo per primi, affrontare l'avversario per primi ed essere un grande esempio non solo per l'Europa ma per tutto il mondo. Noi siamo i migliori allenatori di noi stessi. Da oggi noi dobbiamo essere ancora meglio di quello che siamo e dobbiamo pensare in grande, perché nella vita tutto è allenabile. Le coppe si vincono in allenamento e si va in gara solo per ritirarle, ma soprattutto perché mi hanno insegnato ad andare oltre, perché oltre non finisce mai. Andate oltre, qualsiasi situazione succeda, date valore ai vostri giorni, ricordate il percorso che avete fatto per essere qui, i sacrifici, non soltanto lavorativi ma anche personali. Siete molto meglio di quello che pensate di essere, siate persone vincenti. Contaminate con i vostri feedback, con le vostre nozioni, con la vostra voglia di fare squadra e di dare degli ottimi esempi. Siate leader di voi stessi, allora andrete oltre, perché oltre non finisce mai. Grazie. Diciamo, Maurizio, che ci hai dato molto di più in realtà di quello che ti abbiamo chiesto, perché oltre a motivarci nel voler prenderci cura della nostra squadra in quanto capitani, delle nostre persone, mi è sembrato di capire l'importanza anche di prendersi cura in prima persona di se stessi, per poi riuscire a prendersi cura degli altri, per ascoltare gli altri e essere in grado di essere un grande capitano. Quindi grazie mille per questo speech davvero emozionante. Grazie, in bocca al lupo, un abbraccio grande, grazie.